eccolo. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, essendo la vigilia di Natale, oggi parleremo di un libro che anzi di una storia tratta da un libro che a me piace moltissimo, che è A Christmas Carol o Canto di Natale di Charles Dickens. Io il libro l'ho letto una volta sola, ma ho visto varie versioni tra film cinema e film TV, quindi tramite Wikipedia vi farò vedere quali sono i film per TV e per cinema e vi dirò quali sono quelli che ho visto io. Iniziamo. Allora, adattamenti per il cinema abbiamo 1901, Scrooge or Marley Ghost, corto muto inglese. 1908, A Christmas Carol, corto muto americano, purtroppo perduto. Scusate, adesso faccio così, così magari non vedete la luce che magari vi dà fastidio troppo. Poi nel 10, A Christmas Carol, corto muto americano. Nel 10, Il sogno dell'usuraio, corto muto nostro, purtroppo perduto. Nel 12, The Wirt of Riggs, corto americano, libero adattamento. Nel 13, Scrooge, o meglio Old Scrooge, film muto inglese. 14, A Christmas Carol, corto muto inglese. Nel 16, The Right to be Happy, film muto americano. Nel 22, Scrooge, film muto inglese, omonimo di quello del 23, sia per titolo che essendo muto inglese. Nel 28, stesso titolo, però un corto inglese. Nel 35, stesso titolo, però di nuovo film inglese. Nel 38, A Christmas Carol, film americano. Nel 47, Leyenda de Natividad, film Spagna. Nel 51, Lo schiavo dell'oro, Scrooge, film inglese. Nel 53, Non è mai troppo tardi, film nostro. Nel 60, Christmas Carol, corto inglese. Nel 70, La più bella storia di Dickens, Scrooge, film inglese. Nell'82, A Christmas Carol, film animazione. Nell'88, SOS Fantasmi, Scrooged, film. Allora, americano, questo non l'ho visto dell'88, però praticamente parla di, lo so perché ho letto la trama, parla di un tizio che lavora in un'emittente televisiva come a capo, insomma, che prende i panni di Scrooge, che sembra fatto apposta proprio nel periodo natalizio, deve fare un musical di A Christmas Carol che sarà l'apice della sua carriera. Nel 97, Canto di Natale, film d'animazione. Nel 2001, Christmas Carol The Movie, film d'animazione. Nel 2004, Natale a casa DJ, fatto con i DJ che c'erano in quel periodo a Radio DJ, e è stato molto molto carino, anche però io l'ho visto in televisione, sulle reti Mediaset, non mi ricordo se quell'anno lì o l'anno dopo. Nel 2004, A Christmas Carol moderno, con fantasmi tonti che sbagliano indirizzo ambientato in America, che non mi ispira per nulla. Nel 2009, La rivolta delle ex, liberamente ispirato alla storia di Dickens, con un donnaiolo come protagonista al posto dell'avaro Scrooge, che infatti mi pare che per i fantasmi ci sono tre delle sue ex, mi sembra di aver letto, ma non lo so e non credo, non lo vedrò mai perché non mi interessa. Nel 2009, A Christmas Carol, realizzato in animazioni digitalizzate in 3D, che Scrooge era fatto da Jim Carrey, davvero molto molto bello. 2010, Cupido a Natale, una versione moderna di Canto di Natale, che già con la parola Cupido mi fa rizzare i capelli in testa, quindi
per carità, 2017 di Dickens, l'uomo che inventò il Natale, che parla proprio di Dickens e di come è arrivato a fare questa storia. Adattamenti TV abbiamo dal 43 al 48 lo stesso film americano con lo stesso titolo, A Christmas Carol. Nel 49 c'è The Christmas Carol, film americano. Nel 50 A Christmas Carol, film inglese. Dal 51 al 54 c'è sempre A Christmas Carol, film americano. Nel 55 c'è The Merry Christmas, film inglese. Lo stesso anno c'è Story of the Christmas Carol, americano. Nello stesso anno A Christmas Carol, di nuovo americano. L'anno dopo The Stingiest, credo, Man in Town, americano. Nel 57 The Trail to Christmas, americano. Nel 58 The Merry Christmas, inglese. E, sì, se il mio mouse non facesse come gli pare, magari. Mr. Magoo nel 62, Christmas Carol, film d'animazione. Sempre lo stesso anno, A Christmas Carol, film inglese. Nel 64, A Christmas Carol, film americano. Nel 66, Leyenda de Navidad, Spagna, che deve essere sempre quello che c'era anche come film, non per TV, che c'era, vi ho detto prima. Nel 99, Canto di Natale, che sono andata a vedere, non conosco nessun attore, quindi non credo di averlo mai visto. Nel 2004, A Christmas Carol, che non c'è la trama e non ho idea, non credo di averlo visto. Poi episodi di serie televisive. L'episodio Ebenezer Morlock della quinta edizione della serie televisiva Saranno Famosi riprende la trama del romanzo di Dickens, assegnando ciascuna parte agli studenti e ai professori della scuola d'arte. L'episodio Il Natale di London della serie televisiva Zack e Cody sul ponte di comando è basato sul romanzo dove London è la ragazza ricca e avara che si redime per evitare di rimanere triste e sola. In un episodio della serie Quietjet, un alieno per amico, il simpatico alieno utilizza la strategia dei tre fantasmi per convincere un industriale senza scrupoli ad abbandonare i suoi progetti inquinanti. Lo speciale di Natale del 2010 di Doctor Who, visto che per me è stupendo, è intitolato A Christmas Carol ed è basato sul romanzo. Il dottore interpreta il ruolo dei tre fantasmi per convincere il ricco e avaro Kazran Sardik, a fare opere di bene e a disattivare lo scudo che circonda il pianeta in modo da permettere l'atterraggio sicuro di una nave da crociera con oltre 4.000 passeggeri a bordo. In alcuni episodi di serie TV come Hazard, i Jefferson e Quantum Leap viene usata dai protagonisti di Tre Fantasmi per ravvedere un cattivo. Quella di Doctor Who è davvero molto bella, se vi va guardatela, perché è meravigliosa secondo me, non solo perché sono fan. Adattamenti e riduzioni. La riduzione del romanzo apparve nel 40 con il titolo I racconti di Natale nella collana per bambini e ragazzi La Scala d'Oro della UTET, serie 3, volume 3. Il racconto era adattato e narrato da Simonetta Palazzi e illustrato da Carlo Nicco. Ci sono anche gli adattamenti fumettistici, che c'è una storia a fumetti di Lupo Alberto e intitolata Canto di Ferragosto e mostra la coscienza di Mosè far pentire quest'ultimo per aver rovinato il Ferragosto ai suoi amici, mostrandogli un Ferragosto del passato, quello del presente e uno del futuro. L'episodio è quindi una chiara parodia di Canto di Natale. Anche su Topolino è apparsa una storia intitolata Canto di Natale, la cui trama riprende fedelmente il romanzo di Dickens. La storia omonima adattata con la sceneggiatura di Guido Martini e dei disegni di José Colomer Fons, José, è uscita per la prima volta su Topolino numero 1412, 19 dicembre dell'82, vede Zio Paperone nei panni di Scrooge. Per la DC Comics è uscita nel 2011 la graphic novel Batman Natale.
Batman Noel, Noel, indipendente dalla continuity di sé, scritta e disegnata da Liber Meyo, liberamente ispirato al canto di Natale di Dickens. I fantasmi del passato, presente e futuro sono rispettivamente Catwoman, Superman e Joker. Il tema di canto di Natale è ripreso nel numero 112 di Fables, All in Single Night, dove la sorella di Biancaneve incontra i tre agenti della speranza e racconti disponibili in italiano sotto il nome dell'eredità del vento. Non so però il perché non sono stati citati. La versione di Topolino, che si può anche vedere il video, che non mi ricordo purtroppo come si chiama, tipo Canto di Natale Disney, una roba del genere. Comunque, secondo me, se lo cercate lo trovate, e che è stato molto carino. Poi manca quello di Barbie, che non mi ricordo se si chiama Barbie Canto di Natale, però sicuramente se lo cercate così lo trovate, dove c'è. No, non dovrebbe essere Barbie, comunque una ragazza, che adesso non mi ricordo il nome, che è lei al posto di Scrooge. Come non so perché non ci sia la versione quella dei Muppet, che deve essere degli anni 80, che è stato molto carino anche quello. Sto pensando, ma direi che a parte questi tre che ho visto che non sono stati messi nel... Ah, ok, mi è venuto in mente un altro. Non so se è questo qui. Un minuto, che vi voglio dar conferma. Credo di sì. Sì, deve essere questo, quello del 70, perché dice anche musicale, che l'ho visto. Sì, deve essere proprio lui. Che è un musical, ma stranamente, io sono anche una che ama tantissimi musical, stranamente non mi è piaciuto. E poi sì, direi basta. Forse, ma non ne sono certa, credo ne esiste anche una versione dei Puffi, che credo che fosse passata in una delle puntate che facevano in televisione, ma non ne sono del tutto certa. Quindi di questo non posso dire che sia stato messo, no, perché purtroppo non mi ricordo. Però, ripeto, non ho idea proprio del perché questi tre non siano stati inseriti, visto che comunque ci sono stati fatti, perché li ho visti in italiano, quindi cioè. Il libro io l'ho letto nella versione quella dei Mammut, non so se avete presente, che sono quei libri che c'erano tempo fa, che erano circa grossi così, tipo dei, per intenderci grossi come dei dizionari, mi venne regalato uno di quelli, che era quello con tutte le storie di Dickens, e quindi mi potei leggere questa storia su carta, e se non ricordo male dovrebbe essere A Christmas Carol una serie, cioè mi sembra di ricordare che dopo ce ne siano tipo tre o quattro che sono comunque i racconti di Natale, che però gli altri non hanno nulla a che fare con questo, se non erro. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto con un commento. E se la storia vi piace, se l'avete mai letta, e quale versione tra film e versione da TV avete visto. Ciao, buon Natale e al prossimo lunedì, che però non è ancora il 2019. Ciao.